Campo, a space to debate, study and celebrate architecture. Si inizia adesso con la presentazione in cui si tratta del libro del Meditations on Violence, o Meditazione sulla violenza, di Eva Sauer, che è qui con noi, e abbiamo anche altri ospiti distinti, graziosi, graziosi, ok, aggraziati. I don't know, we do this in English and in Italian at the same time. Però infatti non sono io a parlare, ma piuttosto Benedetta, e perciò passo il microfono a te e poi lascio. Ok, grazie mille Peter, e grazie soprattutto ad Eva per aver pensato di portare finalmente il suo nuovo progetto, il suo libro a Roma, appunto Una meditazione sulla violenza, che è stato pubblicato quest'anno dalla casa editrice Iori di Lucca, ed è un libretto molto grazioso perché diciamo ha una sua esiguità che a me piace molto, cioè non è un catalogo, non è diciamo un libro retrospettivo del lavoro di Eva, che è una fotografa e che fotografa anche dall'anno 2005-2004 in maniera consistente, ma è proprio una selezione di alcune immagini che hanno accompagnato però il suo percorso artistico e di sguardo sul mondo. In particolare le immagini che sono qui raccolte sono appunto parte diciamo di un progetto che Eva segue almeno da una decina di anni, quindi non ha nemmeno il libro un taglio come dire cronologico, un progetto fatto l'altro ieri, chiuso e poi come dire licenziato nella forma di libro, ma in realtà il libro tiene insieme attraverso un filo rosso, di cui poi ci parlerà però Eva stessa, una sua attenzione al tema dell'architettura e al tema soprattutto dell'architettura una volta che questa, come dire, decade dalla sua funzione così abitativa, produttiva e diventa una rovina. Accanto a questo tema che è diciamo, il tema centrale delle fotografie qui raccolte, vi è il tema che è il tema della sorveglianza, che è l'altro tema sul quale Eva va indagando nel corso di questi anni. Questo libro è un progetto ed è un oggetto di per sé peculiare anche per il fatto che vi sono raccolte una ventina di scatti fatti tra il 2008 più o meno, forse anche il 2007, fino al 2014, e che questi scatti sono silenziosi, cioè non vi sono didascalie alle immagini e nemmeno in fondo al testo vi sono le classiche didascalie che vi permettono di capire quando è stato fatto lo scatto, dove è stato fatto lo scatto. Quindi diciamo è veramente avulso da una logica più invece come dire del mercato fotografico, della promozione del lavoro di un fotografo. Al contrario, Eva ha scelto di chiedere a quattro autori, di cui due presenti, Peter che ci ha appena diciamo accolto e Piero Frassinelli, tra i due, poi ve ne sono altri due, Pietro Gaglianò e Alessandro Gallicchio, di scrivere dei brevissimi testi introduttivi che seguono le immagini a chiusura del libro, laddove lei a sua volta ha scritto una breve introduzione per tentare di spiegare che cos'è la fascinazione, da che cosa parte la fascinazione che lei, come dire, rincorre nei suoi lavori fotografici per i luoghi appunto abbandonati. Quindi prima di entrare nel libro e lasciare la parola ad Eva che ci racconterà proprio perché proprio questo soggetto, mi piaceva però recuperare un po' di storia pregressa della formazione di Eva, che è italo-tedesca, si è formata nella scuola tedesca, credo l'Accademia di Belle Arti di Amburgo, e diciamo continua a frequentare le due nazioni pur essendosi stabilita ormai in maniera stabile a Firenze. E porta con sé quindi un bagaglio, che è il bagaglio della fotografia della scuola fotografica tedesca,
che chi tra di voi, diciamo, ama la fotografia saprà essere una delle correnti più importanti proprio sull'indagine del paesaggio e dell'architettura. Pensate semplicemente, diciamo, alla grande analisi dei Becher sugli edifici per l'acqua e via così, e però poi ingloba in sé anche una tradizione italiana, se volete più vernacolare, e quindi un uso del colore, diciamo degli elementi che mettono, come dire, in relazione un po' queste due tradizioni. Quando ho incontrato Eva per la prima volta nel 2008, lei aveva pronto un lavoro che ho ritrovato in parte in questo libro. Un lavoro sull'architettura cruda, Raubauten. Eva usa sempre, diciamo, dei titoli che sono tedeschi, spesso inglesi, che appunto Raubauten nella traduzione proprio così letterale sarebbe solo un'architettura appunto cruda, non finita. E era un lavoro su alcune fabbriche abbandonate della Toscana, dove il rapporto tra la cultura e la natura, quindi questa tensione continua del paesaggio antropizzato, veniva messa in campo come proprio sua sigla specifica di interesse. Un lavoro che poteva essere anche fruito, diciamo, al di là della nozione, come dire, sociopolitica del perché, del dove, e per quali motivi questi edifici fossero lasciati in decadimento. Mentre nel proseguire dei suoi progetti, Eva ha ipotizzato quella che mi sembrerebbe di poter chiamare una militanza dello sguardo, cioè nel senso che lei ora lavora in maniera, cioè ora da 6 anni, quindi dal 2010 ad oggi, in maniera consistente su dei temi che hanno una ricaduta veramente così politica, sociale, molto forte, consegnandoci delle foto che però per la maggior parte dei casi sono prive dell'elemento umano. E quindi, diciamo, è un paesaggio antropizzato per quello che l'uomo ha lasciato, ma l'uomo non compare quasi mai. E la sua ricerca quindi ha allargato, diciamo, il suo sguardo a vari contesti diversi, a seconda di dove il suo sguardo si posasse. In seguito a una borsa di studio a Toulouse ha sviluppato un progetto su la fabbrica di prodotti chimici che saltò in aria nel 2001, e lei nel 2013 ha sviluppato un progetto appunto su quello che rimaneva di questo disastro ambientale, per lo più sottaciuto dalle, diciamo così, dalle testate giornalistiche, o passato più o meno inosservato. Ed è questo, diciamo, elemento misconosciuto della realtà, cioè ciò che passa inosservato o ciò che viene seppellito e, diciamo così, riposto come la polvere sotto il tappeto di casa, che è il momento nel quale lei, come dire, attiva un progetto che è fatto, come tutti i progetti di fotografia contemporanea ormai, di ricerca d'archivio, di ricerca di fonti, di documentazione sul territorio, di dialogo con coloro che erano lì e che sono rimasti e che sono gli unici testimoni che, diciamo, di cose più o meno sottaciute, ed è riuscita a tradurla in delle immagini fotografiche che quindi ci parlano molto spesso di un altro elemento, che è l'elemento della sospensione, no? Cioè come che qualcosa debba accadere o stia per accadere. Quello che voi vedete sono delle telecamere di sorveglianza che aprono, a parte appunto il retro della copertina, in realtà, scusate, ma prima avevo tentato di mostrarvi l'interezza della foto, che è così, che appunto sono delle telecamere di sorveglianza a Belfast che, come dire, scannerizzano il percorso di questo lungo muraglia costruito nella città. E quindi è questa idea, diciamo, di ciò che resta fuori dalla sorveglianza, che è dove lei va a pescare e riesce, diciamo, a restituirci con un senso appunto di sospensione, per cui nelle sue immagini e nei suoi progetti molto spesso si ha la sensazione di essere arrivati in un punto che ci saremmo sempre aspettati di vedere. Cioè, come se lo scatto che lei poi attua alla fine è esattamente una cosa che lei già conosce, già sa di trovare, e quindi in questo senso la sua fotografia non è veramente fotografia di documentazione, ma è, come dire, un suo dialogo interno con ciò che lei trova prezioso nei luoghi che va ad indagare.
Tra i vari progetti, appunto, sul sociale ve ne sono tanti, ho nominato quello di Tolosa, per dirne uno, vi è un progetto meraviglioso, dilaniante, sui luoghi della violenza femminile, lungo l'argine, lungo il bacile dell'Arno, dove voi non sapete nulla, non c'è nulla, eppure quelle foto trasudano una cosa veramente, diciamo così, di disagio molto molto forte. Quindi questa capacità proprio di cogliere l'essenza, un po' di trasmettere l'essenza di quello che è successo su quei luoghi. L'architettura quindi come uno dei due temi, la natura l'altro, e con l'architettura Eva effettivamente ha proprio, come dire, un corpo a corpo, potrei dirlo, ormai da qualche anno, e appunto l'architettura, soprattutto il tema così della rovina. Nel preparare questa presentazione abbiamo avuto uno scambio di mail in cui Eva mi ha raccontato il come e il perché, diciamo, di questa sua fascinazione della rovina, che poi ho tentato di riassumere così come ho fatto ora, e mi ha stupito moltissimo una frase che lei mi ha detto, che secondo lei appunto le rovine hanno la stessa materia dei ricordi, perché le rovine in qualche modo testimoniano della nostra provenienza, anche se di generazioni indietro, e anche se queste rovine, diciamo, le abbiamo tentate di nascondere in qualche modo. C'è una valenza proprio antropologica della rovina che ci parla di qualche cosa che invece ci riguarda ancora oggi. Quindi in questo senso dicevo che è uno sguardo militante, è uno sguardo, diciamo, sempre presente. E in questo confronto con l'architettura Eva ora ha trovato anche altre strade. Gli ultimi suoi lavori, ad esempio, prevedono, insieme alla mostra delle fotografie sulla parete bianca, delle installazioni e quindi un attraversamento dello spazio, proprio un attraversamento reale, corporeo dello spazio, e diciamo un'interazione quindi con il luogo nel quale questa performance, installazione trova appunto la sua realizzazione. Ma una militanza che si è anche andata esprimendo negli ultimi progetti, dove Eva ad esempio ha preso di punta le multinazionali e quindi ora sta sviluppando un progetto con delle modelle che vestono dei suoi vestiti sui quali lei attacca e scrive delle cose in, diciamo così, controcorrente su appunto i prodotti che noi usiamo quasi quotidianamente, che poi fotografa o installa come dei tableau vivants. E quindi diciamo questa sua presenza nel mondo non solo della fotografia, ma anche la fotografia come uno strumento per riflettere su quello che accade nel nostro presente. E questo era un po' per darvi l'idea, diciamo, di che tipo di progetto culturale racchiuda Eva e che poi noi vediamo attraverso la sua fotografia. E ora appunto volevo che lei ci parlasse di questo tema delle rovine e del fatto che, essendo cresciuta in campagna, libera di esplorare, potesse effettivamente... Sì. Allora, penso che il mio incontro con le rovine abbia determinato forse il mio primo immaginario di cosa fosse veramente l'architettura, perché quando sono stata piccola, cioè sono cresciuta in un posto dove c'erano tantissimi boschi intorno e ci lasciavano molta libertà, per cui con i miei amici eravamo sempre nel bosco. Però la cosa più bella era incontrare le rovine nel bosco, ed erano delle rovine di architetture molto semplici, fatte da contadini per mangiarci o per lasciarci degli attrezzi, o insomma, funzionali. Però queste architetture non venivano più usate, perché era un periodo che i contadini ormai erano troppo vecchi e quindi venivano via e facevano altri lavori, e quindi rimanevano nel bosco le rovine di questi piccoli abitacoli. E per noi erano incredibili, perché ovviamente c'è sempre il senso della scoperta, però ho notato anche che c'è una differenza tra la scoperta di un ambiente puramente naturale e un ambiente invece antropizzato. È come se non volessimo sentirci soli all'interno della natura, cioè di trovare la rovina è come se trovassi comunque la presenza di altre persone senza scontrarsi però con la fisicità
delle altre persone. Cioè, mentre una città uno soffre perché c'è una fisicità di tante persone intorno, secondo me trovare qualcosa come un artefatto fatto dall'uomo è come poter scoprire le persone o incontrare delle persone senza incontrarle fisicamente. E quindi da sempre mi sono molto interessata, diciamo, per le rovine, e poi anche perché hanno una forma che sono privati totalmente ormai della loro funzione originaria, per cui assomigliano ormai quasi a delle sculture più che a una vera e propria architettura, e quindi da una parte attivano la fantasia e uno comincia a immaginare cosa fossero, cosa non fossero e che figure rappresentano adesso. E poi c'è anche un'altra cosa che secondo me la materia dei nostri ricordi è anche molto simile alla rovina, cioè noi, quello che noi ricordiamo sono sempre cose frammentarie, no? Abbiamo un'immagine o forse anche un frammento addirittura di immagine, intorno a quella poi col raziocinio costruiamo qualcosa che secondo noi è il ricordo, però in verità è abbastanza simile, cioè rimane qualcosa di non completo, di qualcosa di frammentario, e quindi per me sono anche un po' una metafora di ciò che siamo, perché siamo costruiti dai nostri ricordi, è quello che insomma ci fa diventare noi, come le rovine alla fine ricorda una società da dove viene e che cultura ha di base. In questo senso, insomma. Ora, per quanto riguarda il libro, praticamente va visto come se fosse un road movie quasi. È un viaggio che parte da Belfast, ecco, che è qui, che è un luogo con le Peace Lines, che in verità anche le scarpe del nome sono delle barriere gigantesche che, insomma, per non far sparare gli uni agli altri, no? E quindi è tutto chiuso, è tutto sorvegliato da un potere che occupa, evidentemente, e poi partendo da lì vado verso il sud, passando dalla Polonia, dalla Germania, e infine arrivo in Italia, dalla Francia. Questa è la Polonia, sono queste case costruite, che costruiscono pezzo per pezzo, ogni volta che gli danno dei soldi vanno a comprarsi le nuove finestre o qualcosa del genere, e fanno in questo modo perché sennò gli uomini spesso tendono a bersi, diciamo, il salario. E queste invece sono, questo farebbe parte, cioè diciamo che tutte queste foto che ho messo insieme fanno parte di diversi lavori che ho fatto durante il tempo, e poi le ho assemblate come se fosse un road movie dal nord al sud, seguendo una certa logica. Però per esempio questo qui è un lavoro che ho fatto su Alfred Nobel, che ha guadagnato il suo enorme impero, l'ha fatto prima con le armi e munizioni, e infatti questi qui sono la SIP Nobel, che è appunto di Nobel, e costruivano armi e facevano dinamite, eccetera eccetera. Il fatto che piano piano l'architettura viene sempre più ricoperta dalla natura ci ricorda che noi, cioè la nostra provenienza, noi siamo esseri naturali, e penso che la violenza che noi abbiamo non sia una cosa particolarmente umana, ma che sia semplicemente, fa parte della lotta alla sopravvivenza. L'unica differenza è che noi lasciamo dietro a noi una scia di rovine, e questo è quello che poi ci contraddistingue. E a questo proposito c'è Piero Frassinelli, che ha scritto un bellissimo testo nel libro e ha fatto anche un video che racconta, diciamo, quello che lui racconta in questo testo. E forse facciamo vedere un attimo il video. C'è anche audio? Sì, e do anche il microfono. Sì. Usiamo quello che stava per fare. Sì.
Passiamo ai costumi e alle architetture degli Hausa che vivono nel nord della Nigeria e sud del Niger. La maggior parte delle immagini è mia, perché questa è l'unica cultura africana che ho studiato direttamente, anche se nell'ormai lontano 1978, quando non c'erano i problemi odierni che Boko Haram ha accentuato tragicamente. Già allora la bellissima architettura tradizionale degli Hausa, detta Tubali, stentava a conservarsi, concepita come era per una società di agricoltori quando nei tempi morti fra semine e raccolto c'era il tempo di riparare i danni che sempre alle architetture di terra culla sono inferte dalla stagione delle piogge. State vedendo alcuni esempi di allora e di oggi che possono darvi un'idea della creatività degli artigiani specializzati, spesso notissimi, e dal loro stile inconfondibile per gli esperti. Poi, per chi non poteva permettersi, c'era la più economica pittura. È sempre affascinante vedere i muratori che lavorano alle costruzioni in adobe. Terra cruda mescolata con paglia, materiale usato tanto per gli edifici signorili che per quelli di villaggio. Qui stanno costruendo un granaio, sempre pulitissimi, spesso eleganti, anche quelli che non fanno le grandi decorazioni, ma solo gli edifici dei villaggi. Realizzati sempre con grande cura e maestria. Il Tibali è invece l'architettura ispirata all'arte di corte dei sultani e degli emiri che un tempo governavano, ma che esistono tuttora. Il Tibali non si limitava agli esterni, gli interni, difficili da vedere e ancora più da fotografare per la nota riservatezza islamica, sono forse ancora più stupefacenti. In mancanza di legno, le armature degli archi sono in foglie di palma rivestite di adobe. Le foto a colori sono ingressi di compound, unica parte accessibile agli estranei che mi è stato concesso di fotografare. Le stoffe sono, purtroppo ormai erano, tessuti in ogni villaggio ed era un'attività maschile, poi venivano tinte nei centri abitati principali secondo l'antica tradizione dell'indaco, in tintorie a cielo aperto che sembrano dei pezzi di luna caduti tra le case. Qui si tingevano le stoffe sia normalmente che con la dire, tintura a riserva, simile allo shibori giapponese, tecnica consistente nel legare o cucire delle parti del tessuto da tingere in modo che non siano raggiunte dal colore. Tecnica che ha nomi diversi a seconda dei materiali di legatura e che può arrivare a decorazioni di alto virtuosismo, addirittura alla creazione di immagini. Le stesse figurazioni, spesso a carattere simbolico, si trovano nella decorazione architettonica. Questo è il simbolo più diffuso, il Dugai, l'impronta del leone, nei tessuti, nei ricami, nella gioielleria in argento, nelle lavorazioni in pelle, fino agli oggetti d'uso più semplici, da quelli in paglia, alle zucche pirografate, intagliate e dipinte, cosicché un Hausa può finire per trovarsi in adire una ragnatela di immagini protettive e ben auguranti, il che nel caso del colore blu indaco delle stoffe significa esso stesso ricchezza, abbondanza e fertilità, come ben sanno i Tuareg che attraversano il Sahara per comprare qui le loro stoffe, tanto che l'indaco ha una specifica divinità protettrice, il Yamato, che però non è riuscita neanche qui a salvare questa tecnica raffinata e antichissima dalle dozzinali, ma molto più economiche imitazioni a stampa delle fabbriche cinesi. Rapporto tra l'architettura e la moda, e quindi c'è di mezzo questa storia della moda che qui in realtà non c'entra molto. Comunque, e questa architettura praticamente oggi non esiste più. Queste sono immagini di architetture dell'architettura Hausa molto vecchie di qualche decina di anni fa, che oggi non vengono più utilizzate perché praticamente è cambiata la cultura e non c'è più il tempo né la voglia di lavorare su questo tipo di architettura.
e purtroppo è un sistema che sta andando completamente perduto, perché anche gli ultimi artigiani ormai non hanno più neanche la clientela per fare queste cose. E già quando io sono andato in Nigeria si tentava di rendere permanenti queste architetture, queste decorazioni, soprattutto delle architetture, facendole in cemento, con dei risultati terrificanti, perché il cemento messo sopra alla terra cruda non reggeva, e quindi alle prime piogge invece di dilavarsi queste decorazioni veniva giù completamente a lastra il lavoro. E quindi questo è una cosa che non esiste, più, insomma. Beh, è impressionante, specialmente questo cambiamento con l'economia cinese alla fine, sì. Che è piuttosto un linguaggio permanente. Io volevo aggiungere che il lavoro di Eva mi ha spinto a scrivere questo testo del libro, in cui mi ricordavo di quando ero a New York e stavo nel fine anni 70, stavo visitando le vecchie what do you call piers or le gette, i mori, sì, che adesso non esistono più perché mi hanno tolti la maggior parte, ma all'epoca ce n'erano ancora molti di questi mori. Molli, come era? Okay. Mollo, oh, ok, una molla. Sì, molli, ma non ne riesco più. Però la domanda era perché architettura? E perché siamo in un luogo di architettura? Questo è un posto fantastico per riflettere sull'architettura. E mi chiedo, che c'entra le rovine con l'architettura? Io quando ero molto giovane andavo in questi vecchi abbandonati spazi sull'acqua, attirato alla magica e l'autenticità delle esperienze, e per dire la verità che ero in uno di questi dove ha lavorato Gordon Mara Clark, perché lui ha fatto un taglio dentro uno di questi molli, yeah. So he did a cut inside one of these abandoned piers, e il link con Gordon Mara Clark, che era un architetto che ha lavorato io sono andato al Institute of Architecture and Urban Studies con Peter Eisenman, e lui è famosamente stato spinto fuori perché non so, rovinavano le finestre, non so, gli dava noia. Però Gordon Martin Clark era uno che capiva benissimo questa importanza dell'entropia e l'importanza di cosa il dialetto diretto con dire l'architettura è una specie di manovro sull'architettura e diventa un'architettura, e questo, gli studi che vedo con il lavoro di Eva è proprio questo, che vedo questo nuovo linguaggio di architettura in rovescia che esce fuori. Perciò per me una grande ispirazione è quello che sei riuscita a fare sia nel lavoro, queste bellissime stampe che se uno ha la fortuna o di trovare o di un giorno comprare la stampa sarebbe fantastico, ma il libro è un altro progetto, come ha detto Benedetta, e voglio richiederti questa domanda, perché alla fine tu hai detto che hai visto che Eva c'è tanti progetti qua di cui il libro è solo uno, e mi puoi, posso chiedere anche a te se cosa che vuoi chiedere esattamente? Il libro come progetto in se stesso è sufficiente o è un momento di pausa? Com'è? Ok,
perché in realtà Peter vuole che tu lavori per lui su una cosa che è simile alla cosa che tu hai messo qui dentro. Sì, vuole sapere se fa parte di un progetto. No, la Meditational Balance in verità è un progetto abbastanza ampio che comprende mostre, simposi e anche il libro. Con questo titolo, Meditational Balance, in verità ho fatto veramente diverse cose perché è un tema abbastanza ampio, effettivamente non si riesce a descrivere solamente forse con un lavoro, ma cerco di farne veramente diversi lavori che fanno parte di un progetto grande. Che dura diversi anni, dove faccio tanta ricerca, vado in post, faccio viaggi, eccetera, e poi metto insieme materiale per raccontarne un altro pezzo. Per cui, per esempio, adesso a Firenze ci sarà una mostra e ci saranno in mostra diversi lavori anche installativi che raccontano tante storie diverse, che però comunque figurano poi sotto il titolo Meditation on Violence. Per cui è una cosa abbastanza complessa che può essere paragonata veramente al lavoro di un ricercatore, dove uno porta insieme frammenti, e qui siamo eroi, frammenti di storie, e mette insieme qualcosa che poi per capire una logica che c'è dietro, o un sistema, no? Un sistema che si ripete. Questo è il discorso. Sì, sì. Okay. Quindi sì, è un progetto aperto. E invece, se io posso aggiungere, io intendevo anche un'altra cosa, e cioè che Eva poi spesso di questa ricerca che poi si condensa, diciamo, nella fotografia, poi fa anche altre cose. Allora avevo già citato questo attraversamento dello spazio per il quale le fotografie dialogano con un'installazione casomai nel centro della stanza, ma anche che ci sono dei progetti che ora non sono più fruibili come progetti fotografici, ma sono diventati dei video, ad esempio. Oppure un'occasione di una mostra dove c'era una ballerina che attraversava lo spazio. Cioè, diciamo che i confini comunque di dove la può portare il suo operare sono molto molto aperti e molto, diciamo così, anche diversi tra di loro. Sì, forse, cioè, io ho lavorato molto con la fotografia fino a un certo punto, cioè, in verità ho studiato cinema, tra l'altro, e poi però non riuscivo bene a raccontare una storia intera con un inizio e una fine, riuscivo meglio a fare qualcosa di frammentario, e quindi ho deciso di lavorare con la fotografia e comunque a portare una cosa, un'immagine o una serie di immagini avrebbero detto tutto quello che sarei riuscita a fare in un film. Poi da lì però a un certo punto, dopo 10 anni, 15 anni che ho lavorato solo con la fotografia, c'era comunque una specie di cornice che comunque c'era, non riuscivo a uscire dal riquadro, e quindi per uscire da questo riquadro ho dovuto usarla in maniera installativa, cioè farla dialogare con lo spazio. E poi da lì ho dovuto aggiungere la parola a volte, quindi ho cominciato a scrivere sui muri, e poi insomma, e poi adesso devo dire anche che amo usare materiali diversi perché è interessante, perché fa parte anche di una ricerca mia per come raccontare poi al meglio una storia, no? Perché poi si tratta di quello, di comunicare qualcosa, e a volte funziona bene con un libro, perché uno si porta il libro a casa, e quindi per me è un po' il libro, è un po' un cavallo di Troia, cioè entra dentro la casa e poi da lì, no, comincia a raccontare e la riprendi in mano e ci passi del tempo mentre magari una mostra più fuggiasca. Però ci sono mille modi, insomma, per raccontare al meglio, e cerchiamo di usarli tutti. Sì, io direi che perché non c'è molto tempo, ma vorrei chiedere se c'è qualcuno che ha delle domande che vuole chiedere, che abbiamo te con noi, forse è un... c'è qualcuno che... qualcuno conosce un sito dove deve... quella è la mia domanda, dove andiamo dopo. Io ti voglio invitare a Mostar. E perché da recente stiamo lavorando con il mio corso in i paesi baltici e balcani, e Mostar è un posto dove
c'è questo silenzio pesante della storia che ha un certo naività quando ci vai là, non sai veramente cos'è che è così, che ti disturba così tanto, non riesci a capirlo, però uno deve veramente avere una capacità di riflettere e spero che riesco a invitarti a fare un lavoro là. Se io non voglio tagliare corto, ma anche so che con il tempo tu volevi un pochino c'è il libro in vendita, cioè c'è il libro anche per chi vuole, insomma, in vendita lì a 20 euro nascosto dietro la porta. Poi ringrazio tutti ovviamente per essere venuti. Sì, e ringraziamo Campo per averci ospitato. Sì, ok. Campo, a space to debate, study and celebrate architecture.